Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, in modo particolare all'attività della squadra federale Campus Italia, la formazione che milita nel campionato di Serie 2 composta dai principali talenti italiani. Qui ne abbiamo un esponente, uno dei suoi migliori giocatori indubbiamente, il terzino sinistro Cristian Manojlovic. Ciao Cristian. Ciao Matteo. Tra poco parleremo con te di Campus Italia, di quello che insomma dovrà succedere. La stagione del Campus Italia si avvia verso la conclusione, almeno per quanto riguarda il campionato, ma lo ricordiamo poi gli appuntamenti chiave di questi ragazzi e della nazionale under 18 sono legati ai campionati europei che si disputeranno ad agosto a Podgorica, la capitale del Montenegro. Nel frattempo però queste sono ore caldissime per quanto riguarda la pallamano abruzzese, perché stanno andando avanti le FIGH Finals 2022, in modo particolare per la promozione dalla Serie A2 femminile alla Serie A Beretta. In campo Teramo, che ha da poco concluso la sua fase a gironi. Vediamo com'è andata nel servizio. Teramo saluta il sogno promozione. La terza giornata delle FIGH Finals in scena nella casa della pallamano di Chieti sancisce la eliminazione della formazione abruzzese dalla corsa verso la Serie A1. Decisivi gli incroci di risultati della tre giorni. Teramo, che aveva perso le prime due partite contro la sorpresa Chiaravalle e contro la Leonessa Brescia, ha dovuto abbandonare le proprie ambizioni di ingresso nel tabellone delle semifinali già prima della propria ultima sfida di questa sera contro le altoatesine del Brunico. Il successo di Brescia nello scontro diretto con Chiaravalle nel match giocato alle ore 18, 20 a 19, ha infatti tagliato fuori le ragazze di Serafino La Brecciosa. Hanno pesato nel corso della manifestazione le indisponibilità fra le biancorosse. Senza Daniela Pallaria all'esordio delle finals mercoledì pomeriggio, Teramo aveva ceduto sotto i colpi del Chiaravalle, formazione giunta alle finals con una vittoria di misura nell'ultimo turno di regular season, complicando da subito il proprio cammino. Si è fatta sentire anche l'assenza di un'altra giocatrice di esperienza, Elena Crese, out per larga parte del secondo incontro perso di misura contro Brescia dopo un colpo subito nel corso di un'azione di gioco. Chiaravalle assieme a Brunico, l'avversaria che ha avuto la meglio su Teramo nella sfida di stasera, hanno centrato il passaggio del turno e domani, sabato, sempre a Chieti saranno in campo nelle semifinali che metteranno in palio due promozioni nel massimo campionato del prossimo anno. Nell'altro raggruppamento, qualificazione alle semifinali centrata invece dalle Venete del Dossobuono e dallo Toscane del Prato. La finale delle FIGH Finals di A2 femminile sarà trasmessa in diretta domenica mattina 8 maggio dalle 11.30 su Rete 8 Sport. Sì, vabbè, quando vieni a fare una cosa del genere e devi rinunciare a due titolari, tra cui una delle due Pallarie e poi Federica Fini dopo 15 minuti della prima partita, un pochino la vita si complica. Abbiamo provato a lottare, io avevo detto nell'intervista fatta prima dell'inizio di questa cosa che ci voleva anche tra gli ingredienti un pizzico di fortuna. Credo che ci ha girato completamente le spalle, però abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità nel momento in cui abbiamo avuto tutti questi problemi. Gli impegni della Casa della Pallamano si intersecano tra appunto le FIGH Finals 2022 Serie A2 femminile, poi toccherà agli uomini dal 19 al 22 maggio e le attività del Campus Italia. E allora nella giornata di sabato, sia alle 17.30 e alle 19.30 andranno in scena le semifinali che assegneranno le due promozioni nella Serie A Beretta femminile dalla Serie A2, ma alle 15 innanzitutto scenderà in campo proprio il Campus Italia che affronterà la Verde Azzurro Sassari, 26esima giornata, l'ultima giornata del campionato di Serie A2, in modo particolare per quanto riguarda il girone B e in modo particolare per il Campus Italia. Si chiude in casa il percorso dei ragazzi della squadra federale, si gioca nella Casa della Pallamano, ore 15, orario particolare per dare appunto spazio poi alle donne e alle finals della Serie A2 femminile. Campus Italia che intanto arriva dal ritorno alla vittoria dopo la sconfitta casalinga contro Casalgrande di due settimane fa, 33-31 invece il risultato conclusivo della vittoria sul campo del Follonica, sul campo della formazione toscana. Vediamo il servizio.
Due squille del capitano Tommaso Medicina consegnano ai ragazzi del Campus Italia il ritorno alla vittoria nel campionato di Serie A2. La squadra federale, dopo la brusca frenata di due settimane fa in casa per mano della Modula Casalgrande, sabato scorso ha ritrovato il successo grazie alla 33-31 sul campo del Follonica. Trasferta toscana per nulla semplice, quella affrontata dai ragazzi allenati da Riccardo Trillini, bravi comunque a reagire ad un brutto avvio con lo svantaggio iniziale sul 6-2 per poi chiudere il primo tempo in avanti. Vantaggio di misura sul 14-13. Sia nella prima mezz'ora che nella seconda i gol che pesano li segna proprio Medicina. Il centrale di origini piemontesi è tra le note più liete di queste ultime uscite. Il miglior marcatore sarà il mancino Polvirera, autore di 8 reti, ma per il Campus Italia e per la nazionale Under 18 l'avere ritrovato un tiratore temibile come Medicina rappresenta una notizia di vitale importanza in vista dei campionati europei giovanili della prossima estate in Montenegro. Il campionato intanto ha regalato un'altra sfida vibrante ai giovani talenti azzurri. Minuti utilissimi quelli contro Follonica, trascorsi punto a punto e sempre sul filo del rasoio. E questo vuol dire abituarsi a giocare quando il pallone in mano scotta, e sicuramente agli europei di questa estate scotterà e come. In settimana 12 dei 18 atleti del Campus Italia sono stati impegnati in Puglia nelle amichevoli della nazionale Under 18 contro Junior Raffasano e Conversano, le due squadre in vetta alla classifica della Serie A Beretta, il massimo campionato italiano. Il 7 maggio, sabato, l'ultima giornata di Serie A2, sfida interessantissima nella casa della pallamano di Chieti contro il verde azzurro Sassari, terza forza del girone B. Inizio eccezionalmente alle ore 15 e ingresso libero. Cristian, partiamo dalla gara contro Sassari, la gara che c'è sabato pomeriggio, una squadra che corre tanto e che corre come voi, quindi sarà una partita divertente. Sì, sarà una partita a ritmi molto alti. Loro hanno uno dei miei marcatori di terzino sinistro, se non mi sbaglio l'argentino, è Sgarella. Molto, sì, molto forte. E come già detto, saranno ritmi molto alti, anche come l'andata. Tra l'altro saranno anche piuttosto arrabbiati, visto che all'andata li avete battuti, e non di poco, considerando che stiamo parlando della terza forza del campionato, quindi una delle migliori squadre del girone. Insomma, non è stato male vincere lì a Sassari, è stata probabilmente una delle migliori prestazioni della vostra stagione. Sì, per noi è stata quasi una partita perfetta, che abbiamo ascoltato Mister Maio e Trillini. E come ti stai trovando qua, Chieti? Tu sei uno dei pochi ragazzi, forse insieme a Tommaso De Angelis, che era già un pochettino abituato, no, a spostarsi, avevi già vissuto un trasferimento seppure con la tua famiglia, ricordiamolo, tuo papà è allenatore, tua mamma è ex giocatrice, tua sorella è una delle principali giocatrici del panorama nazionale e detentrice dello scudetto con Salerno, però hai fatto questa scelta di vita di arrivare qui a Chieti, di fare le valigie, insomma, e lasciare casa. Come ti stai trovando? Sì, mi sto trovando molto bene sia con me stesso, mi sto trovando molto bene al campus, anche con i miei compagni, anche con la scuola, con i miei compagni di classe. E sei pure migliorato a scuola? Sì. A prima. E ho fatto questo scelto di vita anche per me, per diventare anche più maturo. Certo, assolutamente sì. E naturalmente si matura anche giocando contro squadre molto forti, come le amichevoli che avete giocato questa settimana con la Nazionale Under 18. Avete affrontato sia la Junior Fasano, che è la squadra che guida la classifica della Serie A Beretta, sia il Conversano, che è la squadra campione d'Italia, due amichevoli in Puglia. Le avete perse entrambe, due partite però con tanti gol contro due squadre davvero di ottimo livello. Come è andata, prima di ascoltare l'intervista dei Trillini? Contro Fasano abbiamo fatto una buonissima partenza, con un break di 11-4 per noi nel primo tempo, e invece contro Conversano abbiamo subito un bel break all'inizio, anche essendo la seconda squadra in classifica, molto forte come squadra. Assolutamente sì, 38-37 il risultato della prima partita, 38-28 invece il risultato della seconda, la prima giocata alla Palestra Zizzi di Fasano nella provincia di Brindisi, la seconda invece giocata al Pala San Giacomo di Conversano, che è considerato uno dei templi della pallamano italiana, dove appunto sono state giocate alcune delle migliori partite davvero nella storia della pallamano italiana. Da lì ci sono arrivate le parole proprio di Riccardo Trillini, il direttore tecnico delle squadre nazionali, allenatore del Campus Italia. Intervista raccolta dall'ufficio stampa della Pallamano Conversano, in modo particolare dal collega Francesco D'Alessandro. Ascoltiamo. A due giorni di amichevoli della nazionale Under 18 qui in Puglia tra Fasano e Conversano,
un bilancio su queste due partite, che progressi ci sono stati dopo l'MHC di febbraio? Ma è difficile dirlo perché all'MHC c'erano squadre giovani, però diciamo complete veramente in tutti i ruoli, con 16 giocatori, quindi il ritmo era diverso. Abbiamo affrontato due squadre che hanno onorato il loro impegno, ma hanno fatto una grande rotazione, per cui non si possono paragonare queste due situazioni. Dobbiamo dare seguito all'MHC, perché partita su partita dobbiamo arrivare preparati a puntino in agosto. Queste due partite sono servite a cominciare, sono in programma tante di queste partite quest'estate. Uno dei principali obiettivi è quello di integrare i quattro giocatori che sono extra campus, perché per quanto riguarda quelli del campus sono ben rodati dal punto di vista del gioco, mentre a loro serve più esperienza di alto livello. Per quanto riguarda invece il Campus Italia, il campus che tornerà in campo sabato, rispetto alla vittoria di sabato scorso a Follonica, che partita vi aspetta contro Sassari? Ma Sassari è una delle migliori squadre, che gioca molto veloce, quindi non lo so che cosa capiterà, perché anche noi giochiamo veloce, quindi bisognerà capire com'è il rapporto tiri, errori o gol, perché è questo che farà la differenza. Le difese sono difese, comunque la difesa del Sassari è aperta, per cui diciamo che arriveremo in una situazione di duello col portiere, speriamo di far meglio del Casagrande, che è stato uno dei motivi della sconfitta. Prendiamo anche questa partita come lo è stata con Follonica, in ottica nazionale Under 18, con giocatori nei ruoli che occuperanno in nazionale. Ecco, riparto, Cristian, dalle parole di Riccardo Trillini, perché poi tutto questo percorso che state affrontando voi al Campus Italia, i ragazzi che si aggregano invece con i rispettivi club per comporre la Nazionale Under 18 è finalizzato a questo, quindi è finalizzato a giocare i campionati europei di questa estate, dove l'Italia giocherà per la seconda volta consecutiva tra le migliori 16 squadre d'Europa. L'obiettivo è evitare le ultime tre posizioni, che vogliono dire retrocedere nella seconda divisione. Come arrivate a questo appuntamento? Come state vivendo questi ultimi mesi? Perché adesso pian piano finisce il campionato, andrete un pochino a casa per riposare, ma poi si entrerà davvero nella fase calda, no? Che porterà gli europei. Sì, ovviamente la tensione comincia già a esserci forse. E abbiamo incontrato anche un girone molto tosto con Croazia, Montenegro e Portogallo. Che Croazia è una signore squadra, anche il Portogallo. Poi il Montenegro è la squadra di casa, quindi sicuramente ci sarà un pubblico molto infuocato anche. Assolutamente, si giocherà a Podgorica dal 4 al 14 agosto, Podgorica è ovviamente la capitale del Montenegro. Quanto sei elettrizzato da 1 a 10 di poter giocare i campionati europei? 15. Tra l'altro tu saresti dovuto essere anche nella rosa dell'Under 19, che è la fascia d'età superiore rispetto alla tua quest'estate, purtroppo per un infortunio non hai potuto affrontare, non hai potuto vivere questa esperienza che invece due tuoi compagni di squadra, Marco Zanon e Tommaso De Angelis, hanno avuto la possibilità già di vivere, quindi immagino che tu sia particolarmente carico per sì, questo appuntamento. Tra l'altro ti chiedo, quanto è bello viverlo con i compagni di vita, non solo i compagni di squadra, perché poi molti dei ragazzi del Campus Italia, quasi tutti, sono in Nazionale Under 18. Sì, è molto bello, anche perché studiamo anche le partite insieme, come Croazia, che dopo il gioco mediterraneo in Turchia hanno fatto molti stage e anche molti tornei all'estero, come in Ungheria, e abbiamo visto le partite contro Slovenia e Ungheria. Voi vivete all'interno del Campus X a Chieti Scalo, praticamente parlate solo di pallamano, immagino, no? Continuamente guardate partite di pallamano H24, no? Sì, soprattutto anche le partite di Champions League. E poi ne parliamo proprio di Champions League, perché la pallamano internazionale sta anche per tornare su Eleven Sports, che è il partner ufficiale della Federazione Italiana Gioco Handball per quanto riguarda gli eventi di altissimo livello. Tra questi ci sono anche i playoff Scudetto, che hanno preso il via per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile, stanno per prendere il via per la Serie A Beretta maschile. La rappresentanza di atleti abruzzesi, in modo particolare teramani, è particolarmente nutrita, non solo però, perché nelle fila del Cingoli, e qui siamo invece in Serie 2, c'è un altro abruzzese, si tratta di Emanuele D'Agostino, che giocherà invece le FIGH Finals per la promozione nel massimo campionato dal 19 al 22 maggio prossimi. Si giocherà proprio qui a Chieti, vediamo.
C'è tanto Abruzzo nella elite della pallamano italiana e non è soltanto una considerazione di carattere storico che imporrebbe di tornare ai tempi di Massotti e Chionchio come uomini simbolo della nazionale azzurra, ma è anche un dato contemporaneo quanto mai attuale ora che la stagione arriva al termine e si gioca per i titoli che contano. Teramo, come spesso accade, è la città che finisce in copertina. Da lì arrivano quattro degli atleti che stanno lottando per il tricolore in Serie A Beretta, il massimo campionato della pallamano. Chi ha già cominciato mercoledì scorso e proseguirà in questo weekend è Giorgia Di Pietro. Teramana ma Giramondo, già scudettata con le pugliesi del Conversano, il terzino con trascorsi importanti anche in nazionale, ha aperto nel migliore dei modi la serie di semifinale con la sua Bressanone, club altoatesino con cui ha dominato il campionato. Vittoria a Pontini a Realtà Laziale per gara 1 e return match fissato per sabato in Alto Adige. Dall'altra parte Giorgia ritrova peraltro un'altra abruzzese, la 19enne Sara Di Giugno, portiere di origini anagrafiche chietine e teramane sotto il profilo sportivo, che difende i pali della Cassa Rurale assieme a Romina Ramazzotti, estremo difensore di origini argentine ma pure lei con trascorsi a Teramo. Esplorato l'universo femminile, anche quello degli uomini è ricco di giocatori provenienti dal territorio. Ancora Alto Adige e ancora Bressanone per Stefano Arcieri e Riccardo Di Giulio, alla sinistra e alla destra della quarta forza del campionato. Entrambi saranno allo start delle semifinali per il titolo italiano che si apriranno il 18 maggio. Non ci sarà, a meno di clamorose sorprese, lo scontro fra concittadini con Pasqualino Di Giandomenico, portiere del Conversano. Per lui saranno playoff ad alta tensione, non solo con il peso della squadra favorita, ma anche con lo scudetto cucito sul petto dopo il triplete della passata stagione. Playoff però può significare anche promozione, e allora in Serie A due occhi anche sulle vicine Marche e sulla Santarelli Cingoli. Dopo una regular season dominata, la formazione del centrale Emanuele D'Agostino, originario di Città Sant'Angelo, è tra le favorite per il salto di categoria. L'impresa andrà compiuta peraltro sul territorio amico. D'Agostino e compagni infatti saranno di scena dal 19 al 22 maggio per le Finals, in programma proprio nella casa della pallamano di Chieti. Questo è il quadro dunque per quanto riguarda gli atleti abruzzesi e le atlete abruzzesi che saranno impegnati e sono già impegnati, nel modo particolare per chi gioca in Serie A Beretta femminile, nei playoff scudetto che si concluderanno nel corso del mese di maggio e che assegneranno appunto i titoli italiani. Qui in grafica invece stiamo vedendo il quadro dei quarti di finale di Champions League. Siamo passati alla pallamano internazionale, le partite sono quattro e si giocheranno tra la prossima settimana e quella successiva. Gare di andata e ritorno: Paris Saint-Germain Kiel, Flensburg contro Barcellona, Montpellier Chelsea e Vesprem Aalborg. Quest'ultima tra l'altro è la partita che il prossimo 12 maggio alle 18.45 seguiremo in diretta su Eleven Sports gratuitamente, con la possibilità dunque di registrarsi e di seguire anche la grande pallamano internazionale. Christian, chi vince la Champions? Per me Barcellona. Chelsea. Barcellona, che è la squadra che lo scorso anno peraltro ha vinto la Champions League, 9 volte è salita sul gradino più alto del podio. Nel corso delle prossime settimane avremo modo anche di approfondire l'ambito internazionale della pallamano per farvi vedere cosa c'è oltre confine. Avete visto anche nella clip poco fa qualche immagine con la Final Four di Champions League 18-19 giugno, che alla Lanxess Arena di Colonia in Germania quest'anno tornerà con il totale del pubblico sugli spalti, e stiamo parlando di 19.250 biglietti venduti, 19.250 spettatori, quindi qualcosa di veramente incredibile che sarà trasmesso peraltro sui canali di Sky Sport. Appuntamento più vicino nel tempo invece il prossimo del Campus Italia. Ricapitoliamo insieme con l'aiuto della grafica: Campus Italia che, come dicevamo anche nei servizi precedenti, scenderà in campo nel prossimo fine settimana, affronterà la Verde Azzurro Sassari, eccolo qua, ore 15 del prossimo 7 maggio la gara sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, dunque su YouTube e sul canale Facebook, oltre che poi sarà trasmessa in differita in serata su Rete 8 Sport. Adesso ci fermiamo, andiamo in pausa, poi parliamo di Serie 2, di Serie B, perché si sono giocati i playoff, e anche di pallamano giovanile. Forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici.
però è un sogno e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al Campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Campus Italia la serie è online su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, Facebook, Instagram e YouTube. È la web serie dedicata ai ragazzi del Campus Italia. Anche a te, Christian, devo chiedere un voto da 1 a 10 per Jacopo Cioni come attore. 10. Super, sì. Veramente sensazionale, è il ragazzo e atleta del Campus Italia, peraltro, che avete visto nello spot, che avete visto nella clip. Il titolo della terza puntata, peraltro, Christian, è Il mio sogno, perché si parla dei sogni di voi ragazzi del Campus Italia. Devo chiederti qual è il tuo da giocatore di pallamano. Ovviamente il mio sogno è arrivare a giocare una finale di Champions League, poi sebbene vincerla o se no ben venga, e anche di partecipare al mondiale con l'Italia, magari. Ecco, te lo auguro veramente con tutto il cuore, speriamo, e anzi spero di poter raccontare e di fare le telecronache delle partite che giocherete in un campionato mondiale, assolutamente sì. Parliamo adesso invece di pallamano abruzzese, parliamo di Serie A2 in modo particolare, perché mentre la Lions Teramo si avvia verso l'ultima giornata stagionale ricevendo la visita del Bologna United in casa con grande tranquillità, perché Teramo ha chiuso al quarto posto, non potrà più aggredire la terza posizione, dunque qualunque risultato col Bologna sarà ininfluente ai fini della classifica. Per quanto riguarda l'Augan Pescara, trasferta di fuoco sul campo dell'Ambra, appoggio a Caiano in Toscana, Pescara che è obbligata a vincere, perché dopo le due vittorie consecutive contro Chiaravalle e Modula a Casalgrande, adesso deve difendere l'ultima posizione utile per ottenere la salvezza. Facciamo il punto nel servizio, dove ascoltiamo anche le parole del tecnico dell'Augan Pescara, Michele Mastrangelo. Mentre la Teramo della pallamano femminile ha gli occhi puntati su Chieti e sulle finals per la promozione, tra gli uomini la stagione regolare volge al termine. Sabato si gioca per l'ultima giornata. Per qualcuno come la Lions Teramo sarà una chiusura di annata senza troppi sussulti. Arriva Bologna alla Pala San Nicolò, è vero, ma i giochi sono fatti e Di Marcello e compagni sono certi del quarto posto. Per qualcun altro invece sarà un'ultima giornata da batticuore. Il riferimento è all'Augan Pescara, che si gioca la salvezza nella trasferta toscana appoggio a Caiano in casa dell'Ambra. I biancoazzurri, con un piede in Serie B due settimane fa, hanno risollevato la testa con veemenza, trovando due successi consecutivi preziosissimi. All'Agile 23-16 su Chiaravalle due settimane fa ha fatto seguito il 25-24 in rimonta contro la Modula Casalgrande, diretta concorrente nella lotta per la permanenza in Serie 2. Gli Adriatici, grazie al gol di Pieragostino a 29 secondi dal termine, hanno superato proprio gli emiliani in graduatoria, capitalizzando al massimo il doppio turno casalingo. Il più uno della classifica però non dà sicurezze definitive. In Toscana sabato Pescara sarà costretta a vincere per rendere vano qualunque altro risultato del Casalgrande, impegnato contestualmente in casa contro Follonica. Tra i pescaresi in dubbio il portiere Federico Di Gregorio, autore della parata decisiva nel successo del fine settimana scorso. Per il tecnico Michele Mastrangelo comunque l'obiettivo non cambia. È l'ultima partita ed è quella che ci dirà il dentro o fuori ancora in questo campionato. La squadra è pronta, la squadra mentalmente è ben preparata. Abbiamo qualche piccola assenza, però mentalmente quelli che ci sono al 100%. Chiaramente dall'altra parte la squadra che troveremo farà di tutto tranne regalarci una gara, una partita o la salvezza. Quindi l'ultima cosa che abbiamo preso in considerazione è che possiamo attenderci una squadra che ci farà un qualche omaggio. Quindi tutto questo non esiste. Sarà una partita sicuramente molto 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 impegnativa, già la trasferta non sarà semplicissima, ma poi noi sinceramente rispondiamo bene in queste gare qui, quindi sono quelle che ci danno maggior gusto, si è visto anche nelle ultime sfide. Magari abbiamo bisogno veramente sempre di questo stimolo in più. Per cui sono convinto, straconvinto, che faremo di tutto, che avremo l'atteggiamento giusto e poi il risultato vedremo cosa ci dirà.
E dunque questa è la situazione per quanto riguarda il girone B di Serie A2, puntualizziamola anche con l'aiuto della grafica, vediamo la classifica, una classifica già cristallizzata per larga parte. Cingoli e Romagna sono sicure di giocare le finals promozione qui a Chieti, peraltro dal 19 al 22 maggio, Bologna e Prato già retrocesse, balla invece il piazzamento, l'ultima retrocessione è ancora da decidere appunto, con Casalgrande che in caso di vittoria contro Follonica, vediamo anche il prossimo turno, potrebbe superare la Hogan Pescara, questo dipenderà naturalmente dal risultato dei pescaresi, degli adriatici sul campo dell'Ambra, ripeto ancora, formazione toscana, formazione che fa base appoggio a Caiano. Cristian Manolovic, col Campus Italia avete affrontato ovviamente questo girone, lo conosci molto molto bene, lo state per chiudere, che idea ti sei fatto dei valori del girone B? È giusto intanto Cingoli in Romagna davanti a tutte le altre, e secondo te il Campus Italia poteva fare qualcosina in più? Sì, per me è giusto che Cingoli e Romagna siano le prime due in classifica, ma anche noi avremmo potuto conquistare anche molti punti in più, come per esempio la partita ad Ambra dove abbiamo perso di uno, o anche a Teramo in casa. Forse anche con Cingoli, no? È rimasto un po' di amaro in bocca, perché avete perso di uno, era una squadra che era arrivata a Chieti e non aveva mai perso contro nessun'altra squadra. Avete messo un po' di paura alla capolista in quella situazione. Sì, sì. E sicuramente, ecco, quello che manca forse, anzi non forse, sicuramente, no, è l'esperienza. Magari tu, o ripeto ancora, Tommaso De Angelis, siete due ragazzi che avevano già giocato campionati anche seniores. Tu lo scorso anno con Lanzara avevi anche giocato le finals promozione dalla Serie A2 alla Serie A1. E invece per tutti gli altri questa Serie A2 è stata quasi una prima volta, quindi questo si è fatto sentire. Sì, sì, l'anno scorso che abbiamo conquistato il quarto o quinto posto ai playoff di A2, e anche Tommaso che l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato con il Fasano. E invece per tutti gli altri, dicevamo, ci si è un po', si è andati migliorando, no? Giornata dopo giornata. Sì, sì. E dunque questo è il quadro, abbiamo detto per quanto riguarda la Serie A2, abbiamo visto la classifica, abbiamo visto il prossimo turno, diamo un'occhiata anche alla situazione in Serie B, eccoci qua perché si è giocata gara 1 di semifinale per la promozione, l'unica formazione abruzzese, il Città Sant'Angelo ha perso i primi 60 minuti, ha perso la prima sfida, è stata superata dal Cus Ancona 23-18, questo scarto non pesa nella serie perché al Città Sant'Angelo basterà per portare la serie a gara 3, vincere con qualunque risultato il secondo confronto, ma appunto Città Sant'Angelo ha sprecato l'opportunità del Palacastagna, l'opportunità di giocarsi il match casalingo, e dovrà andare a fare l'impresa a questo punto sul campo della formazione anconetana per provare ad allungare la serie, a portare il tutto alla bella e dunque a gara 3. Per quanto riguarda l'altra partita invece, Monteprandone ha superato agilmente 37-16 da Falconara, dunque una serie che da questo punto di vista appare chiusa. Monteprandone si prepara a centrare l'accesso alla finale. Siamo in chiusura, prima però diamo un'occhiata anche ai risultati dei campionati giovanili, alla situazione dei campionati giovanili per quanto riguarda le squadre abruzzesi, li vedremo in sequenza. Questa è la classifica dell'Under 17 con Monteprandone che è già sicura di aver vinto il campionato, Chiaravalle al secondo posto, la prima squadra abruzzese è l'Handball Club Pescara che ha totalizzato 6 punti, seguita poi da Camerano, Lions Teramo e Silvi Marina chiudono la classifica. Questo è il girone invece Under 17 per i piazzamenti, dunque per squadre che non concorrono alla vittoria finale. Chieti è in vetta con 6 punti, Cingoli a 4, Cus Ancona Osimo a 2 e Nuova Handball Teramo con 0 punti. Successivamente daremo un'occhiata anche all'Under 17 femminile, la stiamo vedendo in grafica, Under 17 che vede Camerano a 18, Lions Teramo a 12 punti, Chiaravalle invece che ha 0 punti in cascina. Questa, come dicevo, è la situazione dell'Under 17 femminile. Rapidamente anche l'Under 15, Handball Club Pescara che si è già laureata squadra campione d'Abruzzo con 18 punti, Silvia 14, Lions Teramo, Vasto, Chieti e Hogan Pescara chiudono poi la seconda parte della graduatoria.
storia, come detto in questo caso Handball Club Pescara, che ha già vinto però il campionato e andrà alle fasi nazionali. E questa invece è la classifica dell'Under 15 femminile: Camerano 12, Chieti 6 punti, Lanz Teramo a 4, Chiaravalle e Cingoli, poi Chiaravalle a 4 e Cingoli a 0. Questo girone è misto con Chieti e Lanz Teramo, squadre abruzzesi, ma è misto anche con formazioni marchigiane. Siamo in chiusura, come dicevo, io ringrazio Cristian Manolovic per essere stato qui al mio fianco. Grazie a te. E noi con la casa della pallamano ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a voi per essere stati con noi, per aver scelto di appassionarvi anche questa settimana alla grande pallamano, sia italiana che abruzzese. Buona pallamano a tutti, alla prossima.